Pace a te, anche oggi siamo insieme. Grazie, Signore, e al Signore per questa bella possibilità che ci dà di essere qui insieme per onorare Dio e assorbire dalla sua parola. Quando noi interiorizziamo la parola del Signore, produce fede dentro di noi. Ashaka Sadar Ranakamay. Se no la nostra fede va dispersa sulle cose che non ci possono sostenere. Credere in altre cose sono dei pezzi di fede nostra che si dilatano, li perdiamo, si evaporizzano. Mentre quando noi concentriamo tutto ciò che noi crediamo sulla e nella parola di Dio, essa produce fede perché dentro di noi c'è come un carburatore, che la parola si traduce in forza di fede. Diciamo, fammi ti spiegare così comprendi meglio, quando la benzina scende nel carburatore insieme all'aria, si miscelano e diventa forza nelle ruote che attraverso le, il motore e, e il differenziale accenderi e la macchina corre se la benzina la lasci nel fusto non vai da nessuna parte devi stare attento che non si incendia e muori se l'aria la, la lasci correre non produce niente quando metti insieme le due cose la benzina e l'aria nel, nel carburatore diventa forza 90 cavalli 120 cavalli 180 cavalli di forza e ti metti nella macchina e cammini questa combustione permette alla macchina di camminare più acceleri più cammina dai hai capito bene che cosa voglio dire quando la parola di Dio per mezzo dello Spirito Santo l'aria diciamo eh, che è è più sottile dell'aria, lo spirito di Dio, la parola che è spirito e vita, nel nostro carburatore produce energia, produce fede. Hai capito perché? E allora noi dobbiamo riempirci più che possiamo della parola del Signore. Per camminare più a lungo con una macchina, che cosa devi fare? Esempio, se ci metti mezzo litro di benzina, quando, quando, te, quando, quando vai lontano? Poco. Se ci metti 5 euro, quando vai? Un po' di più. Se ci metti 10 euro quando vai? Un poco di più. Se fai il pieno, che succede? Fai 500 chilometri. Noi quando andiamo alla parola del Signore dobbiamo fare il pieno. Assorbire, metterci in comunione con il Signore, con lo Spirito Santo che deve penetrare nella nostra vita e riempirci e poi quando ci parla, che ci fa comprendere che noi la dobbiamo mettere in pratica perché diventa vita nella nostra vita, diventa il nostro stile di vita, vivere secondo quei principi, cambia tutto. Alleluia, gloria al Signore. Dai, sono esempi piccoli, semplici, però ci fanno capire, hai capito bene? Lo Spirito Santo trova sempre un modo di come farci comprendere. Per esempio Gesù non usava queste parabole, ma ah, perché non c'erano le macchine, non avrebbero capito. Allora gli parlava delle cose, mentre lo Spirito Santo a noi ci parla di quelle cose che comprendiamo. Capito bene, Signore, grazie. Grazie a te, Spirito Santo, sei bello. Gloria sia resa a te. Cantiamo un bel cantico insieme. Ed è il numero 812. Alla dolce presenza tua, Signore, il nome tuo santo adoriamo. Vai, adoriamolo insieme. Benediciamolo insieme. Lascia tutte le altre cose, non fare la Marta più, per piacere, per amore del Signore. Adesso mettiti insieme con me e lodiamo il Signore. Cantiamo insieme, dai, canta, forse non hai mai cantato, canta. E grazie si onorese al Signore per questa bella occasione di poter cantare, lodare e benedire Dio. Tu ci devi mettere l'attenzione quando leggiamo, quando cantiamo, quando preghiamo, ti devi tirar su. Perché se ti abbatti, e resti lì come una statua. Ascolta bene che cosa ti sto dicendo. Tu che hai cominciato a camminare nelle vie del Signore, il diavolo ti vuole fermare. Se riesci a farti stare zitta dal non testimoniare, dal non cantare, dal non leggere pure ad alta voce la parola del Signore, lui cerca subito di fermarti, come quando si accende il fuoco da una parte, i pompieri corrono subito per spegnerlo. Così fa il diavolo quando lo Spirito Santo comincia nella tua vita. Quando riesce a farti stare zitta, a farti stare zitto, ti mette come un velo sulla tua mente, ti mette come essere disgustato di tutto, della vita, ti dà quell'apatia, ti fa sentire appesantito, non tieni voglia di cantare, di lodare Dio e così via. Quello ha fatto e fa quel lavoro per azzittirti, per fare spegnere il fuoco dello spirito che sta cominciando a crescere nella tua vita. Quando tu ti lasci fare, va, diciamo così, il diavolo, quello che gli è stato affidato il compito di spegnere te nel suo esercito, nell'esercito di Satana, va subito nella riunione insieme agli altri suoi angeli caduti questi sono demoni e dice guarda là nella zona tua c'era una che aveva cominciato a lodare Dio ti raccomando vigila vedi che devi fare e spegnila mettigli qualche difficoltà qualche cosa qualcuno che è vicino che sia contrario hai capito? Quando ci riesce, no? E ti fa stare seduta, seduto, zitto, che non ti muovi più, ti, 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 ti spegne, ti opprime, ti fa sentire il peso, ti mette come, come una cosa addosso. Quando va nella riunione con i suoi angeli caduti, nella riunione di demoni e così via, dici ma... Giuseppina lì, Antonio lì, quello si stava svegliando. Che stai facendo? Lo stai mantenendo a bada? Sì, non ti preoccupare, dice, quello ci penso io, quello gli faccio venire il sonno, gli ho messo un'apatia addosso, gli ho messo una specie di stanchezza, la faccio addormentare, non gli faccio capire niente. Gli porto altre cose nella mente, la faccio pensare altre cose, gli faccio pensare di uscire fuori e andare a fumare una sigaretta, gli faccio venire la voglia di spegnere la televisione. Non ti preoccupare, dice con il suo capo. L'ho sistemata io, l'ho sistemato io e ti ha sistemato veramente. Sore, tu devi avere una reazione dentro di te. Quando lo Spirito Santo comincia a accendere il fuoco dello Spirito dentro di te, che cominci a sentire che si sta aprendo la strada per proseguire, per seguire il Signore. Tu non ti devi fermare, devi perseverare. Ogni occasione deve essere un'occasione di nutrimento, di mangiare, che così perché se ti indebolisci Dopo non si apre manco la bocca per mangiare, vai in debolezza che hai capito bene, hai capito bene sore, come te lo devo spiegare? Frate hai capito bene pure tu, perciò devi lasciare tutte le altre cose, ma devo mangiare, mm. come quando si mangia naturalmente. Hai visto che confusione c'è in qualche matrimonio, in qualche festa, prima di cominciare a mangiare, eh? Parlano, non si ferma nessuno. Come si comincia a mangiare? Senti una calma che non si sente niente più, si sente solo forchette e coltelli, eh? bottiglie che si stappano per bere. Perché? Perché si dice che quando si mangia si combatte con la morte. Quando ti nutri della parola del Signore, quando ci mettiamo insieme, leggiamo, condividiamo, preghiamo, cantiamo, combattiamo con la morte spirituale perché ci ravviviamo, spegniamo la vita spirituale malefica e si attiva quella spirituale buona, come il colesterolo buono e il colesterolo cattivo. Quello non è buono né l'uno né l'altro, però alla fine... Una porzione ci vuole dentro, un poco ci vuole. Preghiamo il Signore, dai, preghiamo insieme. Signore grazie, grazie, grazie. Signore grazie, 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 grazie. Signore grazie che possiamo venire a te. Ti presento la sorella e il fratello, tutti quelli che siamo insieme. O oh Spirito Santo di Dio, influenza le nostre menti, i nostri cuori, il nostro essere, il nostro corpo, la nostra vita, lo spazio dove siamo, le cose che facciamo, le nostre famiglie, i nostri figli, i nostri genitori. Signore, Spirito Santo di Dio, influenza con la tua parola e con la tua presenza in lungo e in largo dovunque arriva la mia voce con la tua parola, che lo Spirito Santo si sì, vieni dai quattro venti, soffia e ungi la tua parola che possa portare alimentazione divina in ogni cuore, ora e quante volte questa registrazione gira per il mondo possa essere piena dell'unzione della tua presenza, o oh Spirito Santo di Dio, vieni dai quattro venti, metti in modo tutti gli eserciti divini per collaborare perché la tua parola porti segni, prodigi e miracoli per far comprendere che è divina e non è umana. che scende nei cuori per rallegrare, per attivare, per guarire. Metti in moto i tuoi angeli, dottori, e coloro che operano per la guarigione, per la salvezza. Spirito Santo di Dio, coordina gli eserciti divini per operare mentre la tua parola viene proclamata. Oh Dio degli eserciti, Alleluia, gloria sia resa a te, parlaci in questo giorno. Spirito Santo di Dio, sì, ti diciamo influenza la nostra mente, il nostro cuore, il nostro essere e riempici della tua presenza. Padre Dio, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo perché vogliamo sentire il soffio vitale dello Spirito tuo nella nostra vita che ci attiva, ci ravviva, ci unge. E così adoriamo, lodiamo, benediciamo te, parlaci, prenditi la mia bocca, la mia mente, il mio cuore, svuotami di qualsiasi altra cosa e serviti di me, Spirito Santo, e prenditi la mente, il cuore, la volontà di ognuno che siamo insieme e che ascolta per ricevere quella porzione che tu vuoi dare ad ognuno per il bene della nostra vita spirituale per la nostra salvezza eterna. Padre Dio te lo chiediamo tutti insieme nel nome di Gesù Cristo e a te rendiamo lode, onore e gloria ora e sempre. Amen, amen, amen. Grazie Signore, grazie Signore. Oggi vogliamo guardare, costruire come vuole Dio. Ma costruire che cosa? Non parliamo di case, la nostra costruzione, l'edificazione nostra. Mettere la parola del Signore e ogni, ogni principio della parola come se fosse un mattone che costruiamo il nostro carattere spirituale, la nostra vita spirituale, il nostro stile di vita spirituale. Leggiamo insieme in... Neemia capitolo 4 verso 2 Neemia 4.2 Neemia 4.2 dice così E dissi, disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria che fanno, che fanno questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere e consumate dal fuoco? Vai avanti? Bravo. Nemia vuol dire Dio conforta. Il popolo aveva bisogno di essere confortato perché si trovava in cattività, si trovava in schiavitù, come si trova la Chiesa oggi, come ci troviamo noi oggi. Lui stava in Persia e per fare la preparazione, per partire e così via, ci volevano tre o quattro mesi perché dovevano partire. Molti insieme, tra viaggi, lettere, non c'erano i passaporti, dovevano avere il lascia passare da altri re da altri confini per arrivare a destinazione. Ci voleva un insieme di documentazione. Una volta si usava anche così per andare nel Venezuela, per esempio, si partiva tre, quattro mesi prima a fare documenti, c'erano quelli interessati, poi ci voleva l'atto di richiamo, poi uff, bisognava dare le garanzie all'altra parte, insomma era così. Questi sono gli oppositori di Neemia in questo verso. Leggiamo un'altra volta perché ci siamo allontanati dal significato. Dice così e disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria che fanno questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere e consumate dal fuoco? Questo senso di disprezzo intendeva forse indurre le forze militari, davanti ai soldati abbiamo letto, no? a passare all'azione, come dire, parlava ad alta voce, dice speriamo che i militari che ci sono presenti partano a truppa e li blocchi subito, il diavolo se le inventa tutte. E anche perché il suo modo di parlare era di attirare il sovrano di Persia in Samaria, perché Samaria era sotto la giurisdizione persiana. Questi si vogliono ribellare al re di Persia, allora facciamo subentrare le autorità militari. Se poi le autorità militari non, ne, non penetrano per bloccarli facciamo aggiungere la voce al re di Persia, perché il re di Persia quando sente che questi si stanno sistemando, si chiudono, fanno le mura per chiudersi dentro, vuol dire che vogliono liberarsi da, da noi. Per il momento, tuttavia, la sua strategia volta ad impedire la ricostruzione delle mura, alla fine si limitò soltanto allo scherno e alle molestie. Diciamo che l'opposizione non riuscì ad agganciare subito tutti gli altri per fare opposizione. Pare come se i soldati fossero stati sordi e la notizia non arrivava al re di Persia e tutto restò come una beffardaggine. Diciamo che quando tu cominci a voler seguire il Signore, ecco traduciamola per noi, l'opposizione cerca in tutti i modi come ti può bloccare per non farti servire il Signore. A volte usa quelli vicini, a volte usa il sistema religioso, il pastore di un'altra comunità, il prete di un'altra comunità e se può anche le autorità che ti possono bloccare, non puoi stare in chiesa, non puoi entrare, adesso c'è il lockdown, sai, siete più di tre persone, non potete. Il diavolo se le inventa tutte, tutte, a noi non ci importa proprio perché Cristo è il vincitore. Perciò noi dobbiamo essere forti nel Signore. Più e più volte e in tanti modi cerca come fare. Quando parliamo di autorità mi viene in mente mio padre che faceva il militare, è stato sette anni sotto le armi, in tempo di guerra, ha chiesto una settimana di licenza per posarsi, è arrivato al suo paese. Ha detto alle autorità, io mi voglio sposare allo Stato civile perché io ho un altro credo, non voglio sposare nella Chiesa romana. Il sacerdote ha chiamato il sindaco, il sindaco dice noi non ti possiamo sposare. Perché non mi potete sposare? No, perché, perché non ti possiamo sposare? Noi non facciamo cerimonie religiose, non facciamo cerimonie civili, sposalizi civili. Ci deve essere per forza anche eh, il benestare della Chiesa, del prete che ti deve benedire, devi prendere tutte. No, dice mio padre, oh, guarda, io mi voglio sposare allo Stato civile. Passa un giorno, due giorni, tre giorni, le autorità non lo volevano sposare diavolo se ne inventa tutti. Stava per scadere la settimana. Mio padre ha detto, sentite, voi non mi volete sposare. Io mi sono fatto una settimana di licenza. Quando torno al mio servizio, il capitano mi dirà dov'è il certificato di matrimonio e io gli dico, guardate che le autorità del mio paese non mi hanno voluto sposare. Andate a parlare con loro. Subito il sindaco ha detto no, se tu vuoi noi ti sposiamo anche subito. Noi ti volevamo consigliare, ti volevamo dire che poi la tua famiglia, senza la benedizione del prete, che fine farà, come sarai. No, noi ti possiamo sposare adesso. Vedi come usano tutti i mezzi per allontanarti dal seguire il Signore quando ti vuoi consacrare a Dio. E allora mio padre disse, sapete che c'è? Voi sposatemi, non vi preoccupate della mia famiglia futura. Ah, ora sono venuto per sposarmi e sposatemi, non vi preoccupate. Vedi, se le inventa tutte. Quando tu cominci a camminare secondo la volontà del Signore, aspettati di tutto, ma perciò ci vuole il desiderio di camminare con il Signore. Ma pensa che quando Gesù cominciò il suo che si ministero che si battezzò, il diavolo lo tentava, lo Spirito Santo lo portò nel deserto per essere tentato. Abbiamo dei test da fare ed è giusto che sia così e perciò noi dobbiamo solo fortificarci. Non si fermavano, leggiamo nel verso 3, poi nel verso 8, poi nel verso 10, poi nel verso 12. Perciò aspettati di tutto. Tobia l'ha monita che gli stava accanto disse costruiscano pure se una volpe ci salta sopra farà crollare il loro muro di pietra. Leggiamo insieme il verso 8 e tutti quanti assieme si accordarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi del disordine. Guardiamo al verso 10. Quelli di Giuda dicevano le forze vengono meno ai portatori di pesi e le macerie sono molte, noi non riusciremo a costruire le mura. Cominciarono a sconfiggere una porzione di quelli che avevano cominciato, li fecero scoraggiare. Guardiamo il verso 12. I giudei però che risiedevano vicino a loro, Vennero dieci volte a riferirci questo da tutti i luoghi da cui provenivano. Allora, che cosa facevano quando non potevano più loro andare perché non gli davano ascolto? Coinvolsero i loro fratelli giudei per andare e dire ragazzi fermatevi perché quelli hanno male cose in testa. Non vi conviene proprio rischiare, perché loro sono molto di più, voi siete pochi. Hai capito bene? Dieci volte abbiamo letto, sì, il verso 12. Parte della strategia nemica consisteva in un tentativo di intimidire i giudei, paventando un attacco a sorpresa da parte di una massiccia coalizione che li avrebbe rapidamente circondati da ogni lato. Ecco, abbiamo visto le opere del diavolo come usa quando noi stabiliamo di voler seguire il Signore. Perciò ci dobbiamo fortificare. È una dichiarazione. Che tutti quelli che si mettono all'opera con il Signore hanno opposizione dal mondo e scoraggiamento dalla Chiesa. E qui ci sono le due parti, perché Tobì e tutti gli altri erano del mondo, ma c'erano anche i giudei che si erano associati a loro, e questo è simbolicamente dal mondo e dalla chiesa, sorella cara, fratello caro, tu quando cominci a camminare col Signore ti devi solo fortificare come il Signore. Mm. Ma la vigilanza ci porta a vittoria. Quale deve essere la nostra attitudine? Ora abbiamo visto la parte nemica come si muoveva. Adesso guardiamo la parte del credente. Che bello sei, signore. Guardiamo come ci dobbiamo muovere noi. Leggiamo nel verso 4, e nel verso 5, e nel verso 9. La Bibbia ci aiuta a prendere la parte pratica per vincere. E costruire. Perché portare a una destinazione la costruzione di 2500 metri di muro? Due chilometri e mezzo in un periodo limitato. Guardiamo nel verso 4 come si difendevano questi costruttori. Di pace, possiamo dire. Noi dobbiamo imparare queste cose. Ascolta, oh Dio nostro, come siamo disprezzati, fa che i loro oltraggi ricadano sul loro capo ed esponili al disprezzo in un paese di deportazione. Signore, non perdonare la loro colpa e non sia cancellato davanti a te il loro peccato, poiché hanno provocato la tua ira in presenza dei costruttori. Avevano, stavano, stavano demolendo i costruttori. Ma i credenti pregano. Leggiamo nel verso 9. Allora noi pregammo il nostro Dio. E mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Che bello! Vedi le due bilance: gli oppositori fanno sempre guerra, i credenti pregano e si muovono, si mettono all'azione, non pregano solamente. Noi preghiamo, leggiamo questo verso. È importante. Noi ci dobbiamo dobbiamo essere coinvolti per servire il Signore, non solo ah ho pregato e eh, mi fermo lì. No. Poi c'è da fare la nostra parte. Allora noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Hmm. Noi abbiamo cominciato dal verso 2, rileggiamo il verso 2 così comprendiamo in pratica noi come ci dobbiamo muovere, perché questi esempi sono esempi che funzionano quando li applichiamo nella nostra vita. Il verso 2 dice come si muovono i nemici. I versi che abbiamo letto ci dicono che prova da tutte le parti. I versi da quattro in poi che abbiamo letto dice i credenti come si muovono. E disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria: che fanno questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere consumate dal fuoco? pietre consumate dal fuoco possono rivivere riviviamo le pietre bruciate rivivranno le pietre bruciate Ci sono milioni di pietre bruciate nel cristianesimo, che a guardarle così sono piene di immondizia, di polvere, sono messe male. Chi ci passa vicino dice queste pietre bruciate, non si ci può fare niente. Nelle chiese e altrove, nel cristianesimo, ci sono un sacco di pietre bruciate che a guardarle dà l'impressione che non si possa fare niente. E non si può fare niente, ma quando c'è il Signore, allora quelle pietre bruciate possono essere utili per costruire. Un muro di recinzione intorno a noi perché usciamo fuori dalle fortezze di Satana e ci facciamo un muro proprio di protezione che sono le fortezze di Dio. Alleluia. Gloria al Signore. Bisogna lavorarci vicino, bisogna mettersi all'opera. Rivivivranno le pietre bruciate? Ci sono milioni di pietre bruciate nel cristianesimo, ma Dio per il suo spirito può farci diventare pietre viventi, come dice San Pietro. E voi come pietre viventi state costruendo il tempio di Dio. E voi pietre viventi poggiate, costruite sulla solida roccia che è Cristo dello stesso materiale, perché i principi sono gli stessi, quelli di Cristo, noi diventiamo pietre viventi, bruciate, sì, dal peccato, rovinate, ma quando passiamo attraverso il potere dello Spirito Santo, noi siamo pietre viventi perché costruiamo la nostra fede sulla pietra che è Cristo, il risorto Signore, che per lo Spirito Santo ci soffia, ci ravvive e siamo pietre per poter costruire la chiesa di Gesù Cristo. Alleluia. Ma Dio. Per il suo spirito può farci diventare pietre viventi. Neemia, il nome Neemia vuol dire Dio conforta. Dio attraverso il suo conforto purifica la nostra vita, ci rende pietre vive e costruiamo la chiesa del Signore, l'assemblea di Dio sulla, sul pianeta Terra non una nuova denominazione, non una nuova chiesa, non un nuovo edificio, ma una nuova assemblea di santi che si consacrano a Dio purificati dal sangue dell'agnello e ci costruiamo per ereditare le promesse di Dio. Gloria al Signore. Dio conforta. Guardiamo nel verso 10 dello stesso capitolo come prosegue la costruzione di ciascuno di noi. Quelle di Giuda dicevano le forze vengono meno ai portatori di pesi. E le macerie sono molte. Noi non riusciremo a costruire le mura. Le macerie sono molte in ognuno di noi, è vero. Quando guardiamo noi stessi, siamo lacerati e pieni di macerie e di mondanità di questo mondo che ci ha riempiti da tutte le parti gli occhi, le orecchie, la vita di quello che ci circonda di abominazioni che siamo nel contesto di un tempo di abominazione, tutta roba che macerie, stiamo come in mezzo alle macerie. Ma il Signore ci chiama a confortare gli scoraggiati. E quando noi cominciamo a farlo, così come fecero che abbiamo letto, misero delle sentinelle, loro cominciarono a lavorare. Quando noi cominciamo a lavorare su quelle pietre, che sono pietre bruciate, e gli portiamo la parola del Signore che porta conforto, lì comincia a cambiare la situazione. Perché lo Spirito Santo comincia ad incoraggiare quelle pietre bruciate dalla corruzione che ci circonda, lo Spirito Santo comincia a attivare, ci conforta, ci consola. Il Consolatore, lo Spirito Santo comincia una ristrutturazione dal nostro intimo e ci cambia, ci trasforma a nuova vita. E la parola del Signore ci aiuta in 1 Tessalonicesi 5:14 dove ci dice come noi dobbiamo fare questo tipo di costruzione spirituale. Non dobbiamo portare le pietre, dobbiamo aiutare le pietre a crescere e diventare simili a Cristo. Vi esortiamo fratelli ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, ad essere pazienti con tutti. E questo è un altro tipo di costruzione, non è quella di Neemia, è la costruzione spirituale della casa del Signore, della Gerusalemme, che è la Chiesa. Alleluia, gloria sia resa a Dio. Come dobbiamo costruire? Lì avevano messo le sentinelle, portavano i pesi, con la spada in mano da una parte e con l'altra mano lavoravano. La spada serviva per i, per, gli, per, per i nemici, non serviva per i fratelli. Noi non dobbiamo usare la spada per i fratelli, dobbiamo usare la spada per il nemico e la mano per lavorare come? Vi esortiamo fratelli ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Quando noi prendiamo a cuore, come nemi, a di costruire, il Signore ci fa vedere che Egli è dalla nostra parte. Che cosa vedeva Neemia? Che cosa vedevano quelli che non si fermavano? Leggiamo insieme nel capitolo 4 di Neemia, verso 17. Dice così. <coughs> quelli che costruivano le mura, quelli che portavano o caricavano i pesi, con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma. Alleluia. Gloria al Signore. Questo è il modo di costruire la parola che è la spada dello Spirito da una parte e con l'altra mettere ad effetto il compimento delle opere che il Signore vuole che noi facciamo insieme con Lui, insieme alla sua volontà. La spada è per i nemici. Per i nemici spirituali, non verso i fratelli. Quando ci muoviamo conformi alla volontà di Dio, abbiamo anche la mano di Dio che è sopra di noi. Che bello. Questa non è una costruzione, la costruzione spirituale, non è la costruzione che ti faccio vedere io che so fare, no. Noi dobbiamo essere in stretta comunione con Dio, dobbiamo sentire la Sua mano che è sopra di noi, che ci guida, che lo Spirito Santo ci porta nella giusta direzione e noi rispondiamo in ubbidienza alle indicazioni dello Spirito Santo perché Lui conosce il progetto della tua e della mia vita. Se noi ce ne andiamo per i fatti nostri che vogliamo far vedere facciamo vedere solo quando siamo stupidi. Se invece ci coordiniamo nel piano di Dio, sentiamo e vediamo che la mano di Dio è sopra di noi, perché quando noi aderiamo alle indicazioni che ci dà la sua parola, stiamo costruendo la nostra santissima fede sulla parola di Dio, è il progetto di Dio, il progetto originale che Dio ha rimesso nella nostra vita, perché per un atto di volontà che abbiamo ricevuto Gesù Cristo come nostro personale salvatore e Signore, abbiamo detto ai progetti del diavolo, i tuoi progetti mi hanno solo disastrato, mi hanno pieno di polvere e di... E mi hanno bruciato, mi hanno bruciato. Io adesso non ci voglio stare più con te. Voglio seguire il progetto di Dio perché la mano di Dio comincia ad operare nella nostra vita. Infatti che cos'era che li rendeva forti a ah, questi, la mano di Dio sopra di noi. Loro sentivano la mano di Dio sopra di loro. Gloria sia resa a Dio. Dai gloria al Signore, tu che hai cominciato a fare passi di ubbidienza con il Signore. La mano di Dio non è che vedi una mano, ma lo Spirito Santo ti conforta, che ti fa sentire che la strada che stai seguendo è quella che vuole Dio che tu perseveri e ti costruisci, ti rafforzi e continui il cammino. Guardiamo in, nel capitolo 2, verso 8, che ci parla di questo, della mano di Dio. Che bello, Signore! Oh alleluia, gloria al Signore! È una lettera per Asaf, guardiano del parco del re, affinché mi dia del legname per costruire le porte della fortezza annessa al tempio del Signore, per le mura della città. È per la casa che abiterò. Il re mi diede le lettere. Guardiamo il verso 9. Mi recai presso i governatori d'oltre il fiume e diedi loro le lettere del re. Il re mi aveva dato una scorta di ufficiali e di cavalieri. Ma c'è nel verso 8 un, una parola molto importante. Il Re mi diede le lettere perché la benefica mano del mio Dio era su di me. Alleluia. Perché la benefica mano del mio Dio era su di me. Gloria al Signore. Sai che cosa ci sostiene a noi quando camminiamo con il Signore? La benefica mano di Dio. Ci sono due versi che sono pieni di cose che il re aveva dato a Neia per portare a destinazione tutta l'opera. Non mancavano di nulla. Che bello, Signore. A Noè che gli diede tutto il legno che aveva bisogno? Ci doveva lavorare vicino, però Dio faceva crescere il legno che serviva. Dio mandò gli animali. Dio fece andare gli animali due a due. Che bello. La gente vedeva queste cose e non si rendeva conto. Cioè era uno spettacolo, oltre all'arca, all ma pensa per un attimo in un paesino dove abitavano no? vedere che arrivavano due elefanti, un maschio e un femmina, tutti tu, tu, e se ne andavano dentro all'arca. Arrivavano due piccioni, maschio e femmina, arrivavano due corvi, se, entravano dentro. Arrivavano due asini, un maschio e una femmina. Arrivavano due cavalli, un maschio e una femmina. La gente guardava, ma non si rendeva conto di questo fenomeno. La mano di Dio. Perché la mano benefica del mio Dio era su di me, sorella. Fammi di dire, perché questo è molto importante. Quando tu cominci a decidere di voler camminare con il Signore, l'opposizione non si ferma, ma tu vedi la mano di Dio su di te. Non ti fermare, non dare retta al diavolo che ti mette nella testa. Segui quello che dice il Signore nella Sua parola, perché Egli ti attira in un modo speciale e ti fa vedere anche dei segni che. Dio è dalla tua parte. Mm, che bello sei, Signore. La benefica mano del mio Dio era su di me. Un'espressione ricorrente di uomini e donne di Dio che non dicono di aver visto una mano, ma dalle cose come si muovono vedono che la mano di Dio e con noi, ma acca Cassandra, Neemia, anche Nestra dice questo. Nel contesto di questi libri ispirati essa ha lo scopo di ricordare del continuo che Dio opera in un modo speciale in favore di coloro che vogliono Operare con Dio per l'avanzamento del regno di Dio alla fine di portare a compimento il piano della volontà di Dio per la nostra vita. Anche in Esdra troviamo questa parola. E così fu perché se leggiamo in Esdra capitolo 1 verso 5, leggiamolo insieme. La mano di Dio è sopra di te quando cominci a decidere di voler piacere al Signore. Allora i capi di famiglia, capi famiglia di Giuda e di Beniamino, i sacerdoti e i leviti, tutti quelli ai quali Dio aveva destato lo spirito, si misero in cammino verso Gerusalemme per ricostruire la casa del Signore. E qui era la casa spirituale. Leggiamo anche nel capitolo 7, verso 6. La mano di Dio vuole essere su di te se tu non ti fermi, ma perseveri, lascia perdere il diavolo. Non gli dare retta, persevera nelle direttive che vengono da parte del Signore. Questo Esdra veniva da Babilonia, pensa tu da dove veniva, era uno scribe esperto nella legge di Mosè data dal Signore, Dio di Israele, siccome la mano del Signore, suo Dio, era su di lui, il Regno concesse tutto quello che gli domandò. Gloria sia resa a Dio. Gloria sia resa a Dio. Alleluia. Sorregge queste testimonianze, sono per incoraggiare te questa mattina. Frate, queste testimonianze sono per incoraggiare te, Sole, non, non fare spazio allo scoraggiamento, al diavolo, all'apatia, all'oppressione, alla, a qualsiasi altra cosa che ti vuole ostacolare di onorare Dio, di lodare Dio, di benedire Dio. Non è solo in questi libri che troviamo, anche nel libro di Daniele, nel capitolo 1, verso 9, troviamo che la mano del Signore fece trovare grazia a Daniele presso i suoi capi. Dio fece trovare a Daniele grazia e compassione presso il capo degli eunuchi. Gloria al Signore! Quando Dio vede che seriamente vogliamo onorare lui, Dio non sta con le mani in mano. Alleluia. la Kamasit. Solo se tu decidi veramente che vuoi fare la volontà del Signore, allora vedi la mano di Dio che non si ferma per benedirti, per operare nella tua vita, sì. Se tu decidi con tutto il cuore. Allora Dio non ti lascia, abbiamo letto il verso 9, ma leggiamo il verso 8, perché Dio nel verso 9 opera. Noi dobbiamo guardare queste cose, così impariamo secondo i principi della Bibbia. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi. Di non obbligarlo a contaminarsi. Verso 9. Dio fece trovare a Daniele grazie e compassione presso il capo degli eunuchi. Alleluia, alleluia. Vuoi dare gloria al Signore? Abbiamo letto in 4-5 posti che la mano del Signore era su questi uomini. Ma perché? Perché avevano una passione nel cuore di compiere quello che Dio voleva. E Dio non ti può lasciare se tu decidi. È una decisione. Abbiamo letto nel verso 8 che Daniele si mise nel suo cuore di non contaminarsi. Lui sapeva che quei cibi reali venivano offerti in sacrificio a delle forze occulte perché dovevano dare forza spirituale al Re, ma veniva da Satana, non era da Dio. Lui voleva servire Dio. Sapeva che quei cibi lo avrebbero contaminato. Cominciò a pensare che quello non era per lui. La sua vita l'aveva data al Signore. E quando si trovò a dover mangiare quella iniquità che sporcava la sua anima, la sua coscienza, si contaminava. Perché non se li mangiò? Non, non erano di buon sapore? No, perché contaminavano la sua vita spirituale. Tutto lo sviluppo della vita di Daniele e dei suoi amici fu radicata su questo principio del verso 8. Noi sappiamo la storia di Daniele e dei suoi amici che passarono attraverso molte prove il fuoco, la fornace, la fornace ardente, la fossa dei leoni. Però nulla gli faceva cambiare la decisione che avevano preso. Quando il re ordinò che dovevano essere buttati nella fornace ardente, dove erano lì, o oh re sappi pure, che il nostro Dio ci libererà, ma anche se non ci libera, noi non ci piegheremo davanti alla tua statua. Daniele prese in corso la decisione di non contaminarsi con i cibi del re con il vino che il re beveva e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Quando lui prese questa decisione, Dio prese un'altra decisione. Leggiamo il verso 9. Noi non dobbiamo leggere al contrario. Dio fece trovare grazia, fece trovare a Daniele grazia e compassione presso, presso il capo degli eunuchi. Il primo passo, sorella, lo dobbiamo fare noi e poi Dio ci fa vedere la sua gloria che si manifesta nella nostra vita. Hai capito molto bene, sorella. Noi dobbiamo prendere la decisione di purificazione, dobbiamo prendere la decisione di voler piacere al Signore. Dobbiamo prendere la santa decisione di ricevere Gesù Cristo nella nostra vita, di essere lavati col suo sangue e di mantenerci puri, puri, pur, puliti. Sai che ci sono due libri nella, nel, nel regno di Dio, il libro della vita e quelli che sono scritti nel libro della perdizione. Quando noi sbagliamo, siamo scritti nel libro della perdizione. Quando confessiamo e chiediamo al Signore di doverci perdonare, veniamo cancellati nel libro della perdizione e veniamo scritti nel libro della vita. E poi c'è il libro delle memorie. Come operiamo? Così viene costruita la nostra casa spirituale. Voi avrete un tesoro nel cielo. Che tipo di materiale mandiamo? Noi abiteremo nella stessa città con altri credenti, ma ogni casa... È diversa dall'altro perché il materiale lo mandiamo noi, il libro delle nostre memorie. Vengono prese le cose che noi mandiamo, e Signore, anche quando daremo un bicchiere di acqua per amore del Signore, va scritto nel libro della tua memoria. Lo troverai in quel grande computer di Dio il libro. E così egli costruisce. Le tue preghiere sono, cosa dice il Signore? Le tue preghiere sono una ricordanza davanti a Dio, disse l'angelo a Cornelio. E le tue lemosine sono scritte nel libro delle memorie. Fratello, sorella, dove stai costruendo? Chi lascia Satana il mondo e costruisce con tutta la volontà, le cose che appartengono al regno di Dio. Non si perde nulla, quel regno non va in fallimento. L'economia divina non è come quella umana. L'economia divina è diversa. Le strade sono di oro. Ciò che è il meglio per qua, lì lo mettiamo sotto i piedi. C'è una grande differenza noi dobbiamo costruire la nostra casa perché una volta che siamo cancellati dal libro della distruzione eterna della perdizione e per mezzo della salvezza, il perdono che riceviamo dal Signore, veniamo scritti nel libro della vita e gli angeli fanno festa del cielo per un beccatore che si ravvede, uno che chiede perdono dei propri peccati, chiede che sia lavato dal sangue di Cristo, viene cancellato nel libro di distruzione, viene scritto nel libro di vita e poi comincia a costruire nel libro delle memorie. Tu dici, dove c'è scritto nella Bibbia l'angelo ha detto questo a Cornelio? Ma c'è in tanti altri posti, Cornelio: Sono venuto perché mi ha mandato Dio perché. Le tue preghiere, le tue elemosine sono come una ricordanza davanti a Dio. Il libro delle memorie di, eh, di, 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 di eh, questo centurione Cornelio passò davanti a Dio e Dio mandò un angelo come quando il re lesse le memorie e trovò che Mardocheo gli aveva salvato la vita. Disse cosa abbiamo fatto per Mardocheo? Niente. E allora lo dobbiamo onorare perché mi ha salvato la vita. Nel libro delle memorie c'era scritto che Mardocheo aveva fatto qualcosa di speciale per il re. Il re che cosa fece? Lo onorò. Fece uccidere il suo nemico e mise in una posizione Mardocheo. I principi sono nella parola del Signore, sono uguali. Fratello, sorella. Noi eravamo scritti nel libro della perdizione, eravamo carichi di... eravamo come pietre bruciate per l'inferno, piene di immondizia e di ma, ma, mac, mac, macerie. A Cristo è venuto per farci pietre viventi, ci ha messo nel libro della vita e noi ora dobbiamo operare come ampliare il libro delle memorie di come ci muoviamo a mano che andiamo avanti quando sbagliamo e non confessiamo veniamo scritti nel libro di perdizione quando andiamo al Signore chiediamo perdono per i nostri peccati invochiamo il sangue di Cristo che ci lava lasciamo Veniamo fuori da quel libro di perdizione e siamo scritti nel libro della vita. Noi operiamo, le nostre azioni vengono scritte nel libro della memoria e verrà costruita. Gli angeli vanno nel libro delle memorie e costruiscono la tua casa da quello che tu mandi. Hai capito bene? Vogliamo ringraziare il Signore perché hai capito troppo bene. Il Signore ci vuole bene veramente. Ci fa sapere i suoi grandi progetti e noi lo dobbiamo ringraziare. <coughs> ringraziamo il Signore insieme, da esso Re. Poi rifletti su quello che il Signore ti ha detto oggi. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo che la tua parola. Attraverso questi esempi ci parla in un modo molto chiaro, perché la tua parola ci dà istruzioni pratiche di come vivere la nostra vita cristiana per piacere a te. Ti ringraziamo per la tua parola, Signore. Facci riflettere quello che la tua parola dice per poter fare le scelte giuste. Daniele decise di voler onorare te, tu hai onorato lui, i suoi amici decisero la stessa cosa, di onorare te, tu hai onorato loro. Neemia decise di onorare te, tu hai onorato lui. Esdra decise di lasciare Babilonia per onorare te, tu hai onorato lui, signore. Noi vogliamo decidere in questo giorno di onorare te perché siamo certi che tu onori noi e perciò ci arrendiamo a te e ti diciamo Signore, lavaci col tuo sangue, perdonaci, lavaci col tuo sangue, riempici dello Spirito tuo Santo e permetti di camminare con te, con la tua mano che ci accompagna per Gesù Cristo, te lo chiediamo, amen, amen, amen. Grazie Signore, grazie Signore, amen. Prendi nota dove abbiamo letto, così poi vai a rileggerli e vedrai che lo Spirito Santo continuerà a parlarti metti da parte dai spazio allo Spirito Santo. Fai una bella foto sulla televisione, così li leggi esattamente come sono e poi nel contesto tiri le somme e vedi come lo Spirito Santo ti parla. Neemia 4:2-3. Neemia 4:8, 4:10, 4:12, 4:4, 4:5, 4:9. 4 4.2, Neemia 4.10, 1 Tessalonicesi 5.14, come dobbiamo costruire la nostra vita, la Chiesa? Neemia 4.17, Neemia 2.8, Daniele 1.9, Daniele 1.8. Gloria sia resa al Signore. Benedetto sia il Signore per quello che Egli fa. Ti voglio ricordare che Dio piacendo questa sera... Avremo il culto di adorazione alle ore 20 e ci vediamo Dio piacendo per onorare il Signore, per lodare il Signore, per benedire il Signore, per nutrirci della Sua parola. Ti voglio ricordare a te, voglio ringraziare quanti stanno collaborando per poter fare il bonifico che dobbiamo fare, che non abbiamo fatto. Ti voglio ricordare... Se il Signore ti ha in nel cuore di essere di aiuto, fallo prima possibile. Conto corrente postale 3125709, intestato a parole di vita, dove c'è scritto causale, metti offerta TV. Ti voglio ricordare una cosa che tutto quello che tu fai per l'avanzamento dell'opera del Signore va scritto nel libro delle memorie di Dio. Forse tu non hai mai pensato a questo. Oggi il Signore te lo ricorda. Ho detto, ti do un'immagine chiara. Nel momento che noi andiamo al Signore, ci ravvediamo, veniamo scritti nel libro della vita. Gli angeli in cielo fanno festa perché siamo stati strappati dal regno delle tenebre, siamo entrati nel, a far parte del regno di Dio. Quando veniamo meno e pecchiamo e così via, veniamo scritti nel libro opposto, perché la nostra vita disordinata non può restare in quella cosa. Quando chiediamo perdono veniamo cancellati dal libro di distruzione e veniamo scritti nel libro della vita. Però le nostre opere vanno scritte nel libro delle memorie. Quando tu porti avanti l'opera del Signore, quello che tu investi nell'opera del Signore verrà scritto nel libro delle memorie sul tuo conto ti voglio ricordare che l'angelo disse a cornelio le tue preghiere e le tue elemosine sono come una ricordanza nel libro delle memorie di dio sul conto di cornelio sorella fratello ti voglio ricordare una cosa che quello che tu fai per l'avanzamento dell'opera del Signore, per l'avanzamento del regno di Dio, Dio li scrive sul libro delle tue memorie. Non va perduto nulla, perché ogni nostra azione viene scritta nel libro nostro. Qua lasciamo tutto, là troviamo tutto. <ride> Ti voglio ridare il conto corrente. 31 25 709 709 31 25 709 intestato a parole di vita dove c'è scritto causale ci metti offerta tv. Non perdi nulla con il Signore. Il Signore non è debitore di nessuno, Egli ci dà sempre di più di quello che noi diamo perché tutto è suo grazie dio ti benedica voglio ringraziare te voglio ringraziare tutti quelli che eh, fanno la loro parte voglio ringraziare chi ci sostiene con la preghiera dio vi benedica abbondantemente perché questa è un'opera sua noi da soli non la potremmo mai portare non siamo proprio né capaci né abbiamo le possibilità noi sappiamo per certo questa è un'opera del Signore, perciò eh, tutto quello che viene fatto è opera sua, noi non abbiamo né le capacità né le possibilità. Il Signore sa ogni cosa e il Signore ci porta avanti perché a Lui piace questa opera. Pace, Dio ti benedica, ci vediamo stasera, Dio piacendo, per il culto di adorazione. Pace.